Qui si piangono i morti, i nostri malati a casa, si parla di salute, ma di quale salute? Io sono una del comitato pro ospedale, ho dedicato 3 anni della mia vita, ma non per salvare una struttura. Qui si parla di prevenzione, qui ci hanno reso schiavi, ma non solo perché non c'è lavoro, ma perché ci hanno tolto anche la possibilità di poterci curare. Questo non lo dicono. La prevenzione significa, se un povero disgraziato ha bisogno, non deve sentirsi dire che deve aspettare un anno per una coloscopia, per una visita cardiologica, per qualsiasi cosa. Quelle liste dell'ospedale, sono arrabbiatissima, scusatemi. Quella lista del CUP dell'ospedale è bloccata volutamente e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, perché mi sono fatto un giro dentro l'ospedale e sono poche le visite che fanno, ma non è colpa dei reparti, perché loro gli viene comunicato 4 visite e 4 ne fanno. C'è qualcosa che non va ed è voluto, perché in un paese dove l'incidenza di malattia tumorale è maggiore, il business è alto e noi siamo carne da macello. E io chiamo tutta la classe politica, la dovete smettere di dire il diritto alla salute, quale? Quale che in ogni famiglia ci sono 2 o 3 malati di tumore? E allora quando si parla di salute, cortesemente, siate onesti tutti quanti. Grazie. Grazie alla signora Giannone per la passione che mette in questo tema. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.